fantastica per fare un bel giro in bici. Nonostante sia il 15 di dicembre, le temperature non sono estremamente fredde e il tempo è più che soleggiato, quindi ne approfitto per una bellissima uscita in bici, ma soprattutto voglio fare un test, ovvero voglio provare a confrontare il mio Apple Watch serie 1 contro il mio computer da bici, ovvero il Garmin Edge 25. Farò un'uscita di circa 2 ore e poi trarrò le conclusioni per vedere qual è il miglior GPS sportivo per la bicicletta. Prime discrepanze fra il Garmin e l'Apple Watch, perché dopo neanche 14 minuti il Garmin segna 6 km 620 mentre l'Apple Watch chilometri 130. Quindi sono curioso di vedere dopo le 2 ore di bici la differenza fra i due dispositivi. Il Garmin segna 49 km 700 metri e l'Apple Watch 50 km 220. Quindi Apple Watch sempre in vantaggio. Sono congelato come pochi, mamma mia, gli ultimi 20 minuti sono stati micidiali, avevo le mani congelate, adesso sono in macchina, riscaldato il sedile e sto cominciando a riprendere calore. Allora, conclusioni. Alla fine sono rimasti questi 400 metri di differenza fra l'Apple Watch e il Garmin. Siccome il giro io l'avevo già fatto qualche settimana fa, lo stesso giro, il Garmin mi ha segnato esattamente gli stessi chilometri dell'altra volta. L'Apple Watch mi ha regalato 400 metri in più. Quindi sotto questo punto di vista qua credo che il Garmin sia più affidabile. Punto però a favore dell'Apple Watch per la velocità di connessione al GPS. È anche vero che questo è l'Apple Watch serie 1, quindi non dipende tanto dall'Apple Watch quanto dall'iPhone che avevo in tasca con me. Comunque, tirando le conclusioni, Apple Watch serie 1, perché io parlo di quello, avendo quello, è un bellissimo orologio stiloso da avere al polso, ma da utilizzare come orologio fitness direi proprio di no, semplicemente per il fatto che se si vuole andare in bici o se si vuole correre bisogna per forza portarsi anche l'iPhone. Quindi dopo questi 70 km di bicicletta sono giunto alla conclusione che il Garmin Edge 25, studiato apposta per la bici, è il vincitore nettamente. Con questo concludo e ci vediamo fra pochi giorni per il prossimo vlog, che sarà molto sorprendente. Ciao a tutti, seguitemi, mettete mi piace alla mia pagina e alla prossima. Ciao ciao!